Di solito il primo video su YouTube è quello più serio e si fa nel proprio studio con dietro tutte le immagini, i libri, insomma, ma io volevo farlo qua in montagna. L'anno ormai è finito, è il 31, e come ogni anno si fanno i propri bilanci interiori, scomandato l'anno, le cose che si sono fatte. Io sicuramente di quest'anno qua sono davvero contento, perché ho realizzato dei miei sogni che volevo fare da una vita. Ho fatto lezioni in una scuola superiore, sono andato a Tenerife, ho finito il progetto del parco di Calisthenics nella mia città, ho fatto diversi raduni, ho partecipato anche a una gara Lecce con dei miei carissimi amici e persone che stimo, ovvero Simone Chiozzi, Cristian Mariani, Jacopo Rocchetti. E una cosa che mi sono portato a casa quest'anno è che a volte dobbiamo un po' metterci in difficoltà, cioè prendere delle scelte che ci danno leggermente fastidio, che ci fanno uscire dalla propria zona di comfort, che non ci mettono proprio a nostro agio. Nel mio caso, fare lezioni in una scuola superiore dove davanti trovi magari 100 ragazzi barra ragazze che non ti conoscono, non sanno quello che fai, metterti lì, parlare, all'inizio mi metteva non poco a disagio, ma anche l'idea di fare dei workshop, diciamo importanti, dove comunque ci investivo decine e decine di ore a preparare le slide, ad organizzarmi, per poi magari non vedere nessuno, ecco, iscriversi, era un rischio. Dei rischi che però quest'anno ho cercato di prendere. Ovviamente non tutte le cose sono andate bene, alcune cose sono andate male, e ovviamente questo mi ha messo un po' di difficoltà a volte. Però comunque ho cercato di portarmi a casa delle lezioni. La prima sicuramente è stata quella di provare a mettermi un po' più alla prova in cose che mi mettessero un po' in difficoltà anche, ad esempio mettermi a parlare davanti a tante persone, o come fare questo video, cioè fare qualcosa leggermente fuori magari dalle mie capacità attuali, però niente di impossibile che non si possa migliorare, ecco, strada facendo. Questa è infatti stata la seconda lezione che ho imparato, ovvero che è meglio iniziare a fare qualcosa anche se non viene perfetta all'inizio, anche se non è proprio come vorremmo, e poi pian pianino, sbagliando, aggiustiamo il tiro e la sistemiamo. Un'altra cosa che ho notato quest'anno è che ogni grosso progetto, diciamo, che sono riuscito a portare a termine, è partito sempre da qualcosa di molto più piccolo che mi ha dato la sicurezza di usare un pelino in più la volta dopo, e quindi ogni volta cercare di alzare sempre di più l'asticella. Per questo 2024 invece ho molti progetti che sono in fase di elaborazione. Il prossimo sarà sicuramente il mio primissimo workshop online, che durerà diverse settimane, sulla programmazione del calisthenics, quindi partendo dalle basi, come impostare i test, il volume, come trarre l'intensità, la scelta degli esercizi complementari e così via, fino ad arrivare appunto a dei casi studio, degli esempi pratici. Obiettivi 2024. Che andare meglio nel 2023 con la consapevolezza che non tutto andrà bene. Primo workshop di calisthenics online, fatto da me. Questo vorrei impostare un po' diverso dagli altri. Non mi piace farlo noioso. A me piace mettere il mio tocco nelle cose che faccio, farlo un po' a modo mio. Uni, sì, avanti. Altra cosa importante da fare ogni anno, penso sia mettersi lì con la propria agenda, un pezzo di carta, scrivere le cose che non sono andate, le cose che invece sono andate bene, e ovviamente gli obiettivi per l'anno dopo. Io personalmente non credo troppo nei buoni propositi, perché se non c'è un sistema per portarli avanti, sono solo delle parole al vento. Mi piace essere molto più concreto. Ovviamente mi scrivo magari delle cose che vorrei fare, così via, ma poi penso sia importante durante l'anno cogliere le occasioni che ci si presentano davanti. Dire di sì alle cose che ci sembrano un po' più difficili o delle cose che ci spaventano. Quindi vorrei metterlo lì, leggerlo bene le cose fatte quest'anno, le cose che vorrei fare il prossimo. E spero che anche te fare lo stesso, se non oggi a Capodanno, comunque in questa settimana che viene. Per riassumere il 2023, non saprei riassumerlo, però c'è il titolo di un libro che ho regalato a uno dei miei migliori amici, che secondo me racchiude lo spirito con cui ho affrontato quest'anno, che si chiama The Obstacle is the Way, cioè l'ostacolo è la via. Cercare di affrontare le sfide, le cose che non vanno, passo dopo passo, ovviamente non è che si può stravolgere completamente la propria vita in un anno. Parola chiave di 2024. S di spingere, F di forza. 2, 1, una break. Oggi ancora relax, anche domani, e poi si parte perché ci troviamo una fase. Canale gas. Canale gas. Canale gas. Canale gas.
avuto l'idea. Stiamo salendo in montagna a riflettere un po' sul nuovo anno, insomma, magari ci può dare l'ispirazione per le cose da fare quest'anno anche. Passeggiata finita, ho ancora riflettuto sulle cose da fare quest'anno e sul 2023. Questo sarà il mio primissimo video su YouTube, ne farò uscire ovviamente degli altri, sia su come mi alleno, come imposto magari le programmazioni, farò tanti video tecnici anche sulle esecuzioni degli esercizi, ma anche dalla teoria, portando magari anche qualche caso studio. Vi porterò con me alle gare, agli eventi, farò vedere dietro le quinte di tutto quello che faccio durante le mie giornate.